parte dal Teatro Petrarca il mese blu denominato Fame di Vita ad Arezzo con il concerto per l'autismo. Sul palco Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. Suoneremo per questa causa e lo faremo con uno spirito dunque diverso, ancora più pregnante, ancora più profondo di come lo facciamo, di come lo facciamo sempre. Un percorso di sensibilizzazione e informazione sull'autismo che ha preso avvio dal 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Avremo incontri con le scuole, avremo iniziative sportive, pranzi di solidarietà, presentazioni, incontri di libri, insomma cercheremo di far passare quello che vogliamo far passare, ovvero la consapevolezza su quello che è lo spettro autistico o la neurodivergenza, sono tanti modi di chiamarla, di queste migliaia e migliaia di persone che anche in provincia di Arezzo vivono e convivono assieme alle loro famiglie in totale invisibilità. In provincia di Arezzo sono circa 8.000 le famiglie che convivono con un familiare affetto d'autismo. Accrescere la consapevolezza e la sensibilità è l'obiettivo che Arezzo Autismo si pone da 8 anni con varie iniziative con l'aiuto di grandi artisti che si mettono in gioco per prestare la loro arte a questa causa. Un attestato di amicizia e riconoscenza da parte dell'Associazione Autismo Arezzo sei la chiara dimostrazione che il mondo può cambiare, che le persone più fragili possono contare sulle altre persone e che la nostra comunità umana ha ancora un futuro. Grazie, concerto per l'autismo 2023.